Ora vi racconto la storia di una battaglia leggendaria accaduta in mia assenza su Discord, ma con calma, partiamo dall'inizio così capite tutti cos'è successo. Innanzitutto ci serve un campo di battaglia. Grazie regia. Ora si può iniziare. Santo Urbano scende in campo minaccioso. Ora via. Santo Urbano sana. Delta Ghost risponde con un uta mega incazzoso. Game over. Dio Drago salvani. Ehi Delta, un dritto alla Tyson. Attento Santo Urbano. Oh no. E Urbano is still alive motherfucker. Tu hai un drago? Io ne ho tre. Oh mio, sembra la fine per Urbano. Ho solo una cosa da fare ora. Se per me è finita, chi diffonderà il verbo del santo urbanesimo su Discord? Vado in difesa di Kyle. Mostro la carta che può farlo vincere. Ma aspetta un secondo. Era una partita a carte. Vabbè sti cazzi. Non vedo nulla, oramai per Santo Urbano è la fine. Ti sbagli. Santo Urbano, questo è per te. Allora in questo caso, inizia la fase 2. Santo Urbano non si tocca. Le ostilità cessarono al tramonto, tutti i partecipanti ritornarono a casa con i loro trofei, giusto in tempo per la domenica sportiva. Così decretò il predictatore, che osservava da lontano lo scontro di cui sapeva già l'esito. Prima di andare però volevo porvi un quesito semplice ma importante. Per voi cos'è la modalità predictatore?